Torniamo a parlare di politica, ormai è diventato un appuntamento fisso, abbiamo visto anche con molto piacere, visto che tutto quello di cui si è parlato in queste settimane adesso comincia a realizzarsi. Ovviamente abbiamo come ospite sempre il buon Nuccio Valenti, lo salutiamo, lo ringraziamo per essere ancora qui. Siamo al terzo appuntamento di questa nostra iniziativa politica e oggi possiamo sicuramente darvi dei dati ufficiali e sicuramente da domani si entrerà nel vivo della campagna elettorale. Allora, intanto grazie Nuccio per essere qui, mi sembra che ormai ci siamo perché abbiamo ufficializzato la candidatura di Franco Barchitta, il sindaco uscente, poi c'è stata la presentazione ufficiale del candidato della sinistra Salvatore Milluzzo, che è stato appunto presentato, noi eravamo presenti appunto con le nostre telecamere, e di questi, diciamo, di queste ore la doppia candidatura ufficiale, quella di una donna, le donne ci vogliono sempre, per carità, una donna, parliamo dell'ex assessore Giovanna Catalano, che scenderà in campo appunto con, si parla di due liste ufficiali, ma si parla anche di una terza, e adesso ne parleremo. E poi c'è la candidatura ufficiale, sono stata sciolta questa, diciamo, riserva nelle ultime ore, quella di Ignazio Gravina, geometra di 61 anni, che sarà presentato appunto da una coalizione formata dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da questa lista. Mi pare che sia Uniti per Scordia, Insieme per Scordia, adesso poi lo verificheremo perché ancora non abbiamo l'ufficialità delle liste, ma credo che avremo modo anche di approfondire. Allora, mi sembra che ci siamo, Nuccio, ormai siamo a cose fatte. Sì, mi pare che finalmente sono state sciolte le riserve e i parti sono stati ormai effettuati. Ecco, volevo chiarire, Insieme per Scordia. Insieme per Scordia. Allora, per quanto riguarda la questione della questa candidatura della signora Catalano, è in effetti una novità, perché è una novità delle ultime ore, perché si sapeva di una discussione, una trattativa con la lista, quella che appena hai detto, quella con il Partito Democratico 5 Stelle e Insieme per Scordia. Evidentemente non hanno raggiunto l'accordo e di conseguenza hanno ritenuto opportuno presentare una loro candidatura, diciamo questa lista. Questa lista chiaramente è una lista che toglie una candidatura, che toglie qualche voto, non sappiamo in che percentuale, in che quantità, al bacino del nostro sindaco, perché è una lista che oggettivamente si pone in una posizione, diciamo così, di destra, e di conseguenza toglie spazio a quelle che sono le possibilità del nostro sindaco e quindi della sua candidatura, perché è quello il bacino di riferimento. Vedremo, perché questi signori, queste persone erano facenti parte organica della vecchia alleanza che ha sostenuto il sindaco. Nel momento in cui questa alleanza è venuta meno per le ragioni che abbiamo detto in altre circostanze, soprattutto in occasione del bilancio, si è determinata questa frattura. Ora non sappiamo questa frattura quando sarà profonda e quando sarà ampia, e di conseguenza lo vedremo nelle prossime ore, soprattutto lo vedremo con il risultato elettorale. Ecco, vorrei approfondire questo aspetto della candidatura della dottoressa Giovanna Catalano. A sostenerla, come dicevo, ci saranno due liste di cui faranno parte, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio Gianluca D'Agosta, la consigliera Luisa Minissale e il consigliere Giuseppe Clemenza, oltre ovviamente all'ex assessore Giuseppe Cataldo, che noi avevamo dato in una prima ipotesi come candidato, diciamo come sindaco, però evidentemente insomma poi c'è stata questa riflessione all'interno. Volevo solo riferire una prima dichiarazione della neocandidata: la politica è servire, ne sono da sempre convinta, credo in una politica fatta di valori, di onestà, competenza, legalità e trasparenza.
credo in un lavoro di squadra che ponga come primo obiettivo fare gli interessi della propria comunità. Mi pare, insomma, parole importanti all'inizio e condivisibili. Allora, questo per quanto riguarda, ecco, precisiamo una cosa importante, che sono due liste civiche, ma non ci sarà assolutamente il logo di Diventerà Bellissima. Questo lo diciamo sin dall'inizio, perché ovviamente tra l'altro c'è anche una consigliera che faceva parte di questo gruppo che non ha aderito a questa, diciamo, iniziativa elettorale, e quindi, insomma, a quanto pare il logo, il simbolo non farà parte di questa coalizione, di questo gruppo. Allora, invece parliamo di questo, diciamo, colpo a sorpresa, lo possiamo definire, della coalizione tra PD, Movimento 5 Stelle e Insieme per Scordia. Noi abbiamo anche un comunicato che ci è appena giunto, molto molto più lungo ovviamente, molto dettagliato, però traiamo da questo comunicato delle figure che sono ben individuate e di cui noi abbiamo parlato senza problemi. Ignazio Gravina, che è il candidato, 61 anni, geometra, sposato e padre di un figlio. Poi abbiamo Maria Contarino, che rappresenta il Movimento 5 Stelle, quindi c'è l'imprimatur del Movimento. Poi c'è Paolo Calcò, che è il segretario del Partito Democratico, e infine Rocco Leonardi, che rappresenta il progetto civico Insieme per Scordia. Mi pare, insomma, il quadro, Caruccio, è questo. Noi non abbiamo sparato parole al vento in queste settimane. Ma soprattutto non abbiamo sparato al vento, perché sono situazioni reali. Abbiamo potuto constatare nel corso di queste settimane che improvvisamente a Scordia è esplosa la voglia delle liste civiche. Non so quante ce ne saranno. Lo chiamano civismo. Però le liste civiche generalmente sono il risultato di tutto un travaglio, di tutta un'espressione di carattere politico che si è svolta nella città durante un determinato periodo di tempo. Io francamente a Scordia, dal punto di vista politico, ho visto poco o nulla, e improvvisamente alla vigilia delle elezioni esplodono le liste civiche. Però sono liste civiche, secondo me, non molto puntate sulla impostazione di carattere politico, ma molto sulla impostazione di carattere personale. Ecco, Lucio, una domanda te la faccio, perché era l'argomento un po' dei mesi scorsi. Il segretario del Partito Democratico, Angelo Villari, adesso dovrà decidere se dare il simbolo, no, del partito a Paolo Calcò, diciamo, in rappresentanza come segretario, anche perché aveva caldeggiato un altro tipo di progetto politico, che era quello appunto con Milluzzo, mi pare. Ecco, secondo te che cosa succederà? Ma guarda, a questo punto io credo che potrebbe anche verificarsi che il simbolo non verrà dato a nessuno, perché, come si suol dire, tra i due litiganti il terzo gode. In questo caso il terzo non c'è, e di conseguenza verrebbe a cadere tutto. Ma non è escluso che, in base alle logiche che ci sono all'interno dei partiti, potrebbe anche verificarsi la situazione per cui il segretario ufficiale del partito avrà il simbolo, però di fatto questo partito è, non dico svuotato, ma significativamente impoverito di tutta una serie di personaggi che sono stati all'interno del PD, ma che ora nel PD non fanno più parte. Ecco, c'è anche una dichiarazione dell'onorevole Eugenio Saitta, che porta sicuramente questo importante risultato, no? A livello nazionale credo che si presenterà ai colleghi con questa coalizione col PD, che credo che fosse caldeggiata da più parti. Ecco, Eugenio Saitta dice: grazie a Ignazio Gravina, che ha accettato questo incarico, consapevole delle difficoltà del comune di Scordia dopo la pessima, definisce così, pessima esperienza dell'amministrazione Barchitta e la mancata presentazione del bilancio. Quindi Saitta si esprime, evidentemente c'è anche il suo imprimatur su questa candidatura. Allora, Lucio, guardiamo adesso in casa Barchitta, perché Barchitta ha messo su tre liste, una la sua, un'altra, diciamo, che lo appoggia con un logo
che è caratteristico dell'arancia rossa, diciamo arancione, no? Il classico logo che rappresenta la nostra agrumicoltura. E poi c'è la terza lista, che ancora non ha un nome, non ha un logo, ma lo avrà sicuramente lunedì. Parliamo quella di Rocco Sciacca, una persona che porterà sicuramente un grosso bacino di voti a Franco Barchetta. Sì, il sindaco, diciamo che è riuscito a mettere insieme una coalizione abbastanza consistente, ma nello stesso tempo, come dicevamo all'inizio, ha perso qualche pezzo. Ora, il sindaco, l'onorevole Saitta, ha espresso la posizione della pessima amministrazione. Io credo che l'amministrazione Barchetta abbia due facce. Da un lato, un certo ruolo che ha svolto nella città, una certa presenza. Indubbiamente il sindaco si è speso molto in tutta questa vicenda della pandemia, nella vicenda dei due alluvioni, è stato molto presente rispetto ad altre, per esempio, passate amministrazioni in cui non c'è stata una grande presenza del sindaco. Il sindaco è stato estremamente presente. Nello stesso tempo, però, il sindaco ha peccato, dal mio punto di vista, di una serie di problematiche che sono soprattutto legate al fatto che chi è contro di lui praticamente diventa un nemico. Non riesce a comprendere che ci possono anche essere delle posizioni di carattere politico diversificate e che queste posizioni diversificate non sono un attacco alla persona, perché poi c'è anche un altro fatto, che il sindaco si identifica con la città, mentre non è così. Il sindaco si deve identificare con la sua posizione politica, la città è un'altra cosa, che ha persone che lo sostengono, ma anche persone che sono di orientamento diverso. Quindi c'è una concezione un po' troppo personalistica della politica che ha impoverito nel corso di questi anni un certo dibattito politico. Difatti a Scordia è difficile parlare di politica, perché basta che si attacca all'amministrazione e diventa un attacco personale al sindaco. Ecco, quello che tu stai dicendo è stato anche evidenziato nella sua lunga intervista che ha realizzato all'esordio. Salvatore Milluzzo l'ha detto espressamente, no? Questa città ha bisogno di maggiore dialogo. Ora io mi chiedo se questo, questa strategia comunicativa delle ultime settimane del sindaco Franco Barchetta vada in questa direzione, no? Perché evidentemente i suoi consiglieri, magari che sono accanto a lui in questa campagna elettorale, gli abbiano anche dato delle linee guida, anche se, conoscendo il personaggio, lo conosciamo bene, insomma, è un battitore libero, non facilmente inquadrabile. Però è chiaro che questa forza nasce anche dal fatto che in questi anni si sono stati anche raggiunti dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, evidentemente. Quindi c'è un sindaco uscente, di solito porta un bagaglio di cose fatte, se no non avrebbe neanche senso. Bene, ci sarà sicuramente modo per approfondire questi argomenti. Adesso facciamo un'analisi, caro Nuccio, secondo me, magari dura, nuda e cruda, dell'età media dei candidati. Diciamo che due sono abbastanza attempati, parlo di Ettore Milluzzo, che mi pare che sia la soglia dei 70 anni, 67, 68, siamo vicini ai 70 anni, poi Franco Barchetta, che è oltre i 70 anni, Ignazio Gravina 61, la più giovane è appunto Giovanna Catalano. Ecco, si pone questo problema del ricambio, che è stato anche evidenziato da una lettera che abbiamo ricevuto e abbiamo anche pubblicato di Mariella Bonaciti, la consigliera di cui ti chiederò poi anche un giudizio, dove praticamente si parla di professionisti della politica locale e di questo continuo, questa mancanza di un'alternativa, di giovani che si spendono per la politica, credo che questo sia evidenziato non solo dalla Bonaciti, ma un po' da noi. È un fatto evidente. Non abbiamo purtroppo in questa elezione, almeno in questa tornata elettorale, non abbiamo candidati giovani, a differenza della volta scorsa in cui c'erano dei giovani. E questo sta a dimostrare
che non c'è stato nella nostra realtà un ricambio generazionale, anche perché purtroppo nella nostra realtà i partiti politici, quelli tradizionali, quelli storici, sono via via venuti meno e si sono molto impoveriti dal punto di vista, diciamo così, della presenza giovanile. I nostri giovani, purtroppo, o sono fuori, o sono disimpegnati nella politica, o non credono più nella politica. Il risultato è che la politica continuano a farla, almeno quelli che sono presenti in questa campagna elettorale, la continuano a fare soprattutto persone attempate, diciamo personaggi politici di lungo corso, che certamente hanno la loro esperienza, però quello che manca, secondo me, in tutta questa vicenda è la freschezza della gioventù, la freschezza di idee nuove, la freschezza dei tempi nuovi. Purtroppo in questo momento elettorale noi questa gioventù non la vediamo, non ci sarà, e se ci sarà sarà in seconda fila, e questo è un fatto estremamente negativo, anche perché nella nostra realtà giovani impegnati, giovani che volenterosi, giovani che esprimono tanta voglia di cambiamento ce ne sono, però purtroppo la politica non riesce a farli, diciamo, a inglobarli, e di conseguenza restano ai margini, restano fuori e non sono impegnati. Questa è una riflessione che sicuramente merita massima attenzione, però adesso vedremo un po' le liste, perché Franco Barchitta sta preparando 3 liste, 2 sono con Milluzzo, ufficiali, 3 sono con Ignazio Gravina e 2, diciamo così, ma saranno, potrebbero essere anche 3, con Giovanna Catalano. Quindi bisognerà, fra virgolette, riempire questi contenitori vuoti. È chiaro che ci saranno anche, speriamo, anche giovani, ma io dico non tanto per riempire le liste, perché non avrebbe senso, ecco, giovani che possano dare giustamente un contributo alla politica e quindi a quello che potrebbe essere la crescita non solo culturale ma anche economica di questa nostra città. Prima di parlare di Salvatore Milluzzo, perché credo che anche tu hai visto la presentazione, sì, volevo anche un tuo giudizio, volevo un po' fare un passaggio molto veloce sulla, diciamo, uscita di scena della consigliera Bonaciti, che era tra l'altro stata data come candidata sindaco in questa, diciamo, discussione fra Insieme per Scordia, PD e Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo saputo attraverso i nostri canali informativi che c'è stata un'ultima riunione dove praticamente è venuta meno questa sua presenza dal punto di vista proprio autorevole all'interno come candidata a sindaco, e poi è venuta fuori appunto questa lettera che noi abbiamo ricevuto. Alcuni passaggi che vorrei commentare con te. Un vero centrosinistra, lei dice, che purtroppo è stato affrontato repentinamente da una proposta che si sapeva essere divisiva e anomala anche nella formulazione. Crediamo si riferisca a Salvatore Milluzzo. Mi è stata chiesta la disponibilità a verificare la possibilità a un'alternativa ampia. Questa alternativa ampia credo che, insomma, si riferisca anche all'entrata, no, del gruppo appunto di Rocco Leonardi. Se ancora c'è Rocco Cristoforo, insomma, ci sarà sicuramente. E poi Mariella Bonaciti dice: molti degli attuali professionisti della politica non hanno speso una parola, una critica in questi 5 anni. Credo che il riferimento sia sempre a Milluzzo, no? Perché insomma se l'è vista un po', secondo appunto questa dichiarazione, dalla finestra, perché poi dice: sono pronti ad ansimare, a volere salire di nuovo in sella. Crediamo, ecco, poi, perché non ci sono riferimenti chiari. Poi vado a chiudere: quegli stessi personaggi che da tempo hanno perso la percezione della realtà e che non permettono il rinnovamento della classe dirigente. Questa credo che sia un'accusa assolutamente condivisibile, ne abbiamo parlato. Chiude dicendo: tranquilli, da parte mia andate avanti così,
con la vostra azione illuminata, fra virgolette, giocate tutti con i loghi per le liste. Insomma, credo che sia abbastanza ironico e anche forse un minimo di rabbia in queste parole. Io terminerò con dignità e onore il mio mandato affidandomi e sperando nel buon giudizio della città. È in un miracolo, quindi lascia la porta aperta. Allora, io credo che questa vicenda della signora Bonacito sia uno dei classici esempi di quando in un conclave si entra papa e si esce cardinale. Cioè, nel senso che veniva data fino all'ultimo momento, anzi nel corso di questa famosa riunione a cui tu fai riferimento, era la candidata ufficiale. Però per sua inesperienza, probabilmente, ha espresso una serie di posizioni e soprattutto delle richieste che sono state interpretate come capziose da pezzi della sua stessa maggioranza, al punto che chi l'aveva proposta non l'ha più proposta come sindaco e di conseguenza, appunto, come dicevo, da papa è ritornata a essere cardinale, addirittura in questo caso è uscita dal conclave. Quindi io credo che ci sia un po' di ipocrisia in quella lettera, perché alla fine, come si suol dire sempre in una favola di Esopo, la volpe quando non arriva all'uva dice che è acerba, e probabilmente in questo caso chi è acerbo sono praticamente tutti quelli che non hanno consentito la sua ascesa alla posizione di candidata sindaco. Anche perché da queste parole traspare veramente anche un pizzico di delusione e di rabbia da parte di Mariella, a cui noi facciamo i migliori in bocca al lupo per il suo impegno nel sociale, che è sempre presente con la sua attività di volontariato, e su questo insomma nulla sicuramente da ridire. Allora Nuccio, parliamo di Turi Milluzzo. Che sensazione hai avuto anche dalle sue parole? Mi sembra che non abbia voluto attaccare nessuno. Sì, mi sembra un bel tuffo nel passato, cioè nel senso che come si poteva evidenziare c'è un salto all'indietro di 25 anni, 25 da quando c'è stata la prima, forse anche di più, la prima candidatura. Nel 93 la prima 93, candidatura. Quindi siamo a quanto? Quasi a 30 anni. Eh sì, certo. Quasi a 30 anni. E quindi c'è un bel salto all'indietro. Anche qui mi fa specie, francamente, Salvatore è un amico mio personale, non ho nulla da dire sulla sua esperienza politica e sul suo impegno politico. La cosa che lascia perplessa è il fatto che una lista come Uniti per come Sinistra Italiana, che forse l'unica che ha un bel bacino, diciamo così, di giovani al proprio interno, abbia preferito un attempato personaggio politico qual è Salvatore, anziché invece puntare sulla freschezza e la gioventù di tanti giovani che sono presenti in quel movimento. Quanto ha pesato l'ultima esperienza di Gueli, allora, a questo punto? Cioè, secondo te è servita a rivedere un po' le proprie posizioni da parte del movimento Scordia Bene Comune? Io francamente questo non lo so, quali sono state le dinamiche che hanno portato il movimento Sinistra Italiana a compiere questa scelta. Chiaramente credo che siano passati da una posizione di estremismo che avevano espresso in altre, e di integralismo che avevano espresso in altre circostanze, ad una posizione in cui invece volevano scommettersi a livello politico, e di conseguenza hanno preferito scegliere un personaggio di sinistra, ma di una sinistra moderata e certamente non estremista come possono essere le posizioni di alcuni dei componenti di questa lista. Diciamo che si è andato sull'usato sicuro, verrebbe da dire, parafrasando un po' un'immagine anche pubblicitaria. Bene, noi chiaramente ringraziamo Nuccio per la sua chiarezza, per le sue idee, che sono idee da rispettare. Per qualcuno anche potrebbero essere non condivisibili, ma questa è la storia dell'umanità.
e noi siamo sempre convinti che bisogna assolutamente combattere per le proprie idee, ne siamo fermamente convinti. Quindi facciamo i migliori auguri in bocca al lupo ai quattro candidati fino a questo momento ufficiali, a Franco Barchitta che è il sindaco uscente, poi facciamo i nostri auguri in bocca al lupo a Giovanna Catalano che appunto è scesa in campo da ex assessore, da ex consigliera, e poi a Ignazio Gravina, geometra di 61 anni che scende per la prima volta appunto nella politica attiva come candidato sindaco, e infine i nostri, come dire, migliori in bocca al lupo al quarto candidato che è Turi Milluzzo, che torna dopo 20 anni di inattività a, diciamo così, ad assaporare, ad assaggiare l'aria di questa campagna elettorale. Grazie ancora, e noi avremo modo di a questo punto seguire questa campagna elettorale. Tu da non candidato in nessuna lista, assolutamente. Io da direttore responsabile di una testata che si sforzerà col massimo impegno di rimanere, come dire, assolutamente con i fari accesi su tutto e di non esprimere, come giusto che sia, sembra un luogo comune, una frase fatta, posizioni in merito. Grazie ancora a tutti, buona domenica.